Dopo un'attesa lunghissima durata 5 anni, era il Salone di Francoforte del 2017 quando era stata presentata per i 50 anni della AMG, è arrivata finalmente la versione definitiva della Mercedes AMG One, che è la Formula 1 stradale del reparto sportivo della Mercedes. 1000 cavalli, 350 km orari di velocità massima, 275 esemplari, e noi adesso abbiamo l'opportunità super esclusiva di vederla da vicino e di spiegarvi tutti i suoi incredibili segreti tecnici. La AMG One può essere considerata a tutti gli effetti una Formula 1 stradale, non soltanto per modo di dire, perché fino adesso esperimenti del genere non erano ancora mai stati provati. C'è stata sicuramente la Ferrari F50 del 1995 che montava un 4007 V12 derivato dal 3005 che veniva usato dalle monoposto di Berger e Alesi, ma qui stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, perché questo progetto qui nasce usando come baricentro la Power Unit, che ha vinto 8 mondiali costruttori in Formula 1 di seguito, stabilendo un record storico per la massima categoria dell'automobilismo sportivo, vincendo dal 2014 al 2021, ed è esattamente identica a quella che si trova qui dietro, soltanto leggermente adeguata per l'utilizzo su strada. Questa Power Unit è identica in tutti i dettagli a quella della Formula 1 della Mercedes. Adesso, con un po' di emozione e tanta delicatezza, rimuovo questa metà del cofano motore. Guardate quanto è leggera, tutta di carbonio, veramente pazzesca. La appoggiamo con grande delicatezza qui e abbiamo accesso al vano motore di questa meraviglia tecnica. Allora, stessa composizione, motore termico 1.6 V6 turbo con due motori elettrici ausiliari. Uno è nel turbocompressore e l'altro è all'uscita dell'albero motore del termico. Ed è proprio da questo motore, dal V6, che dobbiamo partire per capire il livello assurdo tecnologico di questa realizzazione. Le valvole di questo motore non hanno dei classici attuatori meccanici, ma sono degli attuatori pneumatici, e questo serve per garantire gli elevatissimi regimi di rotazione a cui lavora questo motore, che funziona fino agli 11.000 giri, quindi appena 1.000 giri al di sotto del funzionamento normale che si usa in gara sui motori di Formula 1. Le uniche modifiche che sono state fatte alla parte termica della Power Unit, dicevamo, sono state quelle necessarie per l'omologazione e l'utilizzo su strada. Un esempio su tutti è quello del carburante. Naturalmente, quando andiamo alla pompa della benzina non abbiamo il carburante sperimentale che si usa nelle gare di Formula 1, ma la benzina super normale. E un motivo per cui il regime di rotazione è stato abbassato dai 12 agli 11.000 giri è esattamente questo. E poi c'è un altro dettaglio, che non è proprio un dettaglio perché è bello grosso, qui all'interno del vano motore occupa parecchio spazio, ed è il sistema di catalizzazione. Ovviamente sulle monoposto di Formula 1 non ci sono catalizzatori, qui invece sì, per l'omologazione di questi 275 esemplari di questa straordinaria macchina in serie limitata. Questo catalizzatore viene riscaldato mediante 4 dischi che vengono eccitati elettricamente, che sono al suo interno e che in 50-60 secondi riescono a portare il motore termico, l'ICE, la parte termica della Power Unit, alla sua corretta temperatura di funzionamento, e il catalizzatore nella normalità della sua funzione di pulizia dei gas di scarico. La differenza progettuale più grande della AMG One rispetto alle monoposto di Formula 1 da cui deriva è che qui i motori elettrici non sono due, ma sono quattro. Gli altri due si trovano qui all'anteriore, in corrispondenza delle due ruote. Hanno 120 kW di potenza ciascuno e un'elettronica di potenza dedicata che permette di gestire la trazione separatamente sulle due ruote e di ottenere un torque vectoring particolarmente dinamico e preciso. Queste due unità hanno anche un'altra funzione molto importante, che è il recupero dell'energia dissipata in frenata, e secondo i progettisti dell'AMG qui la fase di recupero arriva fino all'80%. Questa energia viene poi immagazzinata sempre nella batteria agli ioni di litio e serve per far fare all'AMG One una cosa che la Formula 1 non sa fare, e cioè andare in elettrico fino a un massimo di 25 km.
Per farlo, ovviamente, qui la batteria che è sistemata nel pianale dietro l'asse anteriore e che lavora a una tensione di 800 volt è 4 volte più grande rispetto a quella delle monoposto. Naturalmente la MG1 non sa solo andare in elettrico, sa anche andare fortissimo. All'estremo opposto della modalità a zero emissioni, qui c'è una modalità di guida che è stata sviluppata sulla base di quella che la Mercedes utilizza nelle qualifiche dei Gran Premi e che permette, per esempio, quando si attiva la funzione Race Start, di ottenere dei tempi simili a quelli di una Formula 1 con la partenza da fermo. 0-100 in 2 secondi e 9, 0-200 km/h in 7 secondi netti. I punti di contatto con la Formula 1 però sono veramente tantissimi e c'è l'imbarazzo della scelta. Un piccolo dettaglio che non è così insignificante si vede ancora qui nel cofano motore ed è costituito da questa sospensione posteriore che ha una configurazione di tipo push rod con la ghiera per la regolazione dell'assetto lì al centro. Un altro punto di contatto è costituito dal cambio. Come il cambio delle Formula 1 ha anche una funzione importante perché la scatola del cambio è collegata alla monoscocca in carbonio tramite questa struttura in magnesio che ha proprio una funzione di sostegno della sospensione posteriore. Oltre ad essere sicuramente velocissima, la MG1 è anche uno spettacolo da guardare. Lo è nell'impostazione perché ha questa fisionomia da hypercar con un abitacolo estremamente cab forward, cioè spostato completamente verso l'asse anteriore a sottolineare la presenza di un motore centrale e quindi la filosofia racing che c'è dietro al progetto. Lo è per queste fiancate così attillate che sono disegnate dall'aria e all'impronta di una ricerca di un'essenzialità strutturale che è tipica delle macchine da corsa, e lo è anche per alcuni dettagli. Qui davanti ce n'è uno che mi fa letteralmente impazzire, che sono questi cerchi che sono un vero spettacolo da guardare, che nella loro complessità raccontano tutta la ricerca che c'è dietro e che è legata all'aerodinamica e alla dispersione del calore generato da questi freni carboceramici di serie della AMG1. Allora, il cerchio è un 10 razze in magnesio con questa semicarenatura radiale che è costituita da fibra di carbonio e che ha queste piccole aperture che servono appunto a dissipare il calore generato dai freni durante la loro azione e a pulire la turbolenza che si genera con il rotolamento delle ruote. Altre due cose importanti da dire: queste sono delle Pilot Sport Cup 2 sviluppate appositamente per questo progetto e la gommatura è differenziata tra l'anteriore e il posteriore, qui i cerchi sono da 19 e dietro sono da 20. Quello della gestione dei flussi del resto è un aspetto centrale del progetto della MG1. Lo testimonia la raffinatezza delle grandi prese d'aria anteriori con dei particolarissimi flap a U. Lo confermano le appendici attive come lo splitter e le feritoie di ventilazione nei passaruota che servono ad aumentare la deportanza. E lo dice anche quello che è stato fatto attorno all'abitacolo per la dispersione del calore all'interno, che avviene tramite due sfoghi la cui posizione è stata studiata per non interferire con il flusso in arrivo allo splendido airbox sul tetto, che invece deve far giungere aria fresca e pulita per il raffreddamento della power unit. Al posteriore lo studio è altrettanto avanzato con l'airbox che confluisce direttamente nella pinna verticale che serve a migliorare la stabilità di percorrenza nei curvoni veloci. E poi ci sono due bellissime prese NACA che convogliano ulteriore aria fresca verso i radiatori di motore e cambio. E per finire si arriva alla coda dove si trova il vero e proprio trionfo dell'aerodinamica con diffusore sdoppiato, ala sdoppiata che lavora su due livelli di incidenza ed impianto di scarico esattamente identico a quello della Formula 1, con la grande uscita centrale e le due piccole aggiuntive al di sotto. Adesso arriviamo alla parte più eccitante di tutto, ovviamente, che è l'ingresso nell'abitacolo della MG1. Ingresso che avviene tramite queste spettacolari portiere ad elitra e che dà accesso a un ambiente veramente racing fino in fondo. Lo è nei materiali, nell'impostazione, nella filosofia ed è veramente spettacolare da osservare. Allora, i sedili a guscio sono integrati nella scocca della MG1, cioè non sono appoggiati, non sono montati nell'abitacolo ma fanno parte del pianale. Da questo
consegue il fatto che non sono regolabili. Quindi qui a muoversi è la pedaliera. Sganciando questa leva qui, la pedaliera si muove verso il pilota, che può regolarla spingendo, ovviamente con la leva tirata su, sul poggiapiede per ottenere la posizione di guida desiderata. E questa essenzialità, questa leggerezza torna anche nell'impostazione del design, dei dettagli, con queste bellissime viti a vista e con il look della plancia che ha il monitor sospeso, quelle bellissime bocchette realizzate in vero alluminio che a loro volta sono sospese, il coperchio del vano portaoggetti, perché anche qui c'è un vano portaoggetti che è trasparente, appunto riesce a contribuire a questa idea di leggerezza, e il retrovisore che è sostituito da uno schermo che trasmette le immagini raccolte dalla mirror cam posteriore che si trova in coda sotto l'alettone. La parte più spettacolare degli interni però ovviamente è costituita dal volante, che è una vera e propria centrale di comando. È un volante da macchina stradale perché incorpora un airbag, come su una macchina di serie guidabile tutti i giorni. Nella parte superiore della corona c'è il LED, ovviamente per indicare il regime a cui cambiare marcia. Qui nella parte inferiore ci sono due display configurabili da cui si può scegliere l'assetto o l'intervento dell'ESP, e poi ci sono anche tante altre funzioni sempre legate all'ottenimento del massimo delle performance in pista. Per esempio qui ho un toggle switch che mi permette di scegliere tra i quattro livelli di recupero dell'energia dei motori elettrici e soprattutto i tasti del DRS per regolare l'incidenza dell'ala posteriore, e un tasto dove c'è scritto pass, che è quello che mi dà la modalità di guida più estrema per ottenere il massimo delle prestazioni nel momento del sorpasso. E tutto questo garantirà ai 275 fortunati clienti di questo oggetto, che sicuramente entrerà nella storia, l'esperienza più bella che può vivere un appassionato di motori, che è quella di avvicinarsi per quanto più possibile al sogno di guidare una monoposto di Formula 1.